appeso ciò che era più importante al mondo, cioè la nostra salute, la salute dei nostri concittadini, con ciò che più di prezioso avevamo, e cioè il nostro sistema sanitario. Il territorio modenese ha dimostrato sin dai primi drammatici giorni dell'emergenza generosità e altruismo. Ferrari ne è un rappresentante. Di formazione, anche se non poi di vocazione professionale, sono particolarmente lieto di questo incontro perché a mio avviso è altamente simbolico. Io sono Claudio Vagnini, sono medico da 35 anni e sono uno specialista in igiene specializzato qua a Modena col professor Vivoli e la professoressa Gazzotti e ho lavorato in giro per Nord Italia per molti anni. Sono stato nel Modenese negli ultimi 20 anni direttore di 4 distretti sanitari diversi e poi ho passato dal 2016 ad ora a dirigere l'azienda sanitaria di Ferrara come direttore generale. Ho una soddisfazione enorme a tornare nel territorio, nel mio territorio, perché Modena è la mia città e quindi ho in mente tutta una serie di attività che faremo nei prossimi mesi e anni per far sì che le strutture che governano la sanità di questo territorio lavorino insieme e rendano i servizi sempre più appetibili rispetto a quanto sono stati fino ad ora. Quindi l'intenzione è lavorare col dottor Brambilla, lavorare insieme al sindaco di Modena perché coordini, visto che è il nostro presidente della CTSS, e comunque il rapporto fondamentale con l'università. Non è solo il fatto che dirigo un'azienda ospedaliera universitaria, ma è il fatto proprio di credere al valore della formazione e del rapporto che ci deve essere tra aziende sanitarie e Ateneo. Questo è il motivo per cui ho anche già preso contatti con la dottoressa Marchesi, il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria di Reggio Emilia, vecchia amica da tanti anni, e perché è importantissimo che le due città a cui fa riferimento l'Ateneo Modenese e Reggiano lavorino insieme, le due aziende lavorino insieme e abbiano dei canali di comunicazione reciproca importanti. Quindi andiamo avanti su questa ipotesi di crescita futura, non solo per quanto riguarda le terapie intensive, ma per tutto quello che riguarda i due ospedali. Sono due ospedali talmente importanti nel panorama italiano e non solo, che hanno necessità ovviamente di essere arricchiti periodicamente. La giornata di oggi è legata proprio alla donazione dell'ingegnere Ferrari di due strumenti importantissimi per le terapie intensive, ma in futuro io spero che si possa ampliare questo rapporto col privato per arrivare ad avere sempre maggiore strumenti, maggiore strumentario, maggiore impegno anche economico da parte del privato sul pubblico. Questo è un obiettivo ed è un obiettivo che credo che vada in un senso o nell'altro, comunque in modo positivo, sia per loro che per noi.